Buongiorno a tutti, sono Stefano Peregrini, architetto e coordinatore al primo anno all'Accademia di Architettura. Inizio a presentarvi l'Accademia di Mendrisio con alcuni dati. Sono 800 gli studenti iscritti, 45 le nazioni rappresentate e 1784 i laureati del 2002. La scuola è stata fondata nel 1996. 1 a 9 è il rapporto che c'è tra docenti e studenti, mentre l'Accademia offre ci sono forti prospettive nel mondo del lavoro. Come potete appunto vedere, il 97,1% dei laureati sono impegnati ad un anno dalla laurea, mentre 2,6 mesi è il tempo medio di entrata nel mondo del lavoro. Passiamo poi al campus di Mendrisio, che è una caratteristica appunto della nostra facoltà, un grande parco, quello di Villa Argentina, cui si legano gli edifici principali, partendo da Palazzo Canavè, che è sede degli atelier di progettazione e delle materie e dove si svolgono le materie teoriche, i corsi teorici. Un piccolo edificio nel parco, una dependance dove ci sono degli istituti di ricerca e si prosegue con la Villa Argentina. Villa Argentina che è sede dell'amministrazione e della direzione della scuola. In quest'altro edificio si collocano gli istituti di ricerca ai piani superiori, mentre a piano terra vi è la cosiddetta osteria Vignetta che è la mensa del campus. Palazzo Turconi, il vecchio ospedale di Mendrisio, riconvertito a spazi scolastici. A piano terra sono collocati gli atelier di progettazione del primo anno, mentre al primo piano si sposterà a breve la biblioteca che attualmente è posizionata sul lato dell'edificio. Il Teatro dell'Architettura di Mendrisio invece è uno spazio museale su tre livelli fuori terra, progettato dall'architetto Mario Botta, mentre nel piano meno 1, il piano ipogeo, è collocato il grande auditorio che serve a tutto il campus e che ospita gli eventi pubblici come le conferenze. Ecco, qui vediamo un video che mostra il campus dell'Accademia, il grande parco di Villa Argentina e la vita di tutti i giorni all'interno appunto della facoltà. Vediamo qui gli studenti che realizzano modelli in diversi materiali, in diverse scale e dimensioni, che viene lasciata tanta libertà allo studente. Qui il borgo di Mendrisio è una panoramica dall'alto della scuola. Palazzo Turconi, dove lavora essenzialmente il primo anno. Primo anno propedeutico all'architettura dove si inizia dalle basi, si lavora con materiali che si possono lavorare al tavolo, come qui vediamo del cartoncino e che si usa il taglierino essenzialmente, per poi passare negli anni successivi all'uso delle sale macchine come questa. La scuola è aperta anche 24 ore su 24, è una caratteristica non indifferente della nostra università e qui le critiche, cioè questo momento di confronto tra lo studente che presenta il proprio lavoro di fronte ai compagni e di fronte ai professori. Le chiamiamo critiche perché è una sorta di critica che può essere positiva o negativa, chiaramente, ma tutto inizia dal disegno a mano. Vedete qui tutto parte dalla matita, il confronto col professore al tavolo, e che aiuta lo studente poi a realizzare il proprio progetto, che vediamo qui ovviamente con l'utilizzo dei programmi CAD dedicati, che servono poi a redare le tavole, che serviranno poi alla produzione di questi grandi modelli in diverse scale. Abbiamo anche una sala gessi, che permette di realizzare dei particolari modelli per determinate tipologie, in cemento e in gesso, ad esempio. Parallelamente all'insegnamento ci sono anche tutto un ciclo di conferenze e eventi pubblici, come vediamo qui in alcune immagini, per finire con la grande festa dei diplomi, che qui vediamo l'esposizione di tutti i lavori dei diplomati e la grande festa appunto al termine degli anni di studio. L'architetto umanista sta al centro della formazione.
E se da un lato ci sono gli atelier di progetto, con tutte poi delle sottocategorie all'interno di questa macro area, dove troviamo ad esempio le varie tipologie edilizie, troviamo la città, il paesaggio, l'urbanistica, i metalinguaggi, ma troviamo anche il riuso e il restauro. Dall'altra parte invece ci sono i corsi teorici che si dividono in storico-umanistici come storia e teoria dell'arte e dell'architettura e cultura del territorio, per citarne alcuni, e i tecnico-scientifici dove ci sono costruzione e tecnologia, strutture e scienze esatte. Attorno alla parte, diciamo, didattica si dispongono tutti i vari istituti dell'Accademia. Appunto troviamo il Teatro dell'Architettura di Mendrisio, la Mendrisio Academy Press, che è l'editoria interna alla facoltà, l'Archivio del Moderno, la Biblioteca Tecnica e la Biblioteca dell'Accademia. E poi ci sono tutta una serie di istituti di ricerca, come l'Istituto di Studi Urbani e del Paesaggio, il Laboratorio Ticino, l'Osservatorio di Sviluppo Territoriale, il Laboratorio di Storia delle Alpi e l'Istituto Storia dell'arte e dell'architettura. La presentazione del piano degli studi continua con il percorso didattico, iniziando dal primo anno bachelor, che qui potete vedere gli atelier di progettazione in rosso, che si completano con un atelier orizzontale, che è un atelier particolare che esiste solo al primo anno, dove sono due atelier dove si insegna, ad esempio, a disegnare a mano, a dipingere, e un altro atelier dove si studia molto il rapporto tra l'uomo e lo spazio. Il secondo anno ricalca quello che è il primo anno, quindi cioè, metà del tempo è dedicato alla progettazione, l'altra parte del tempo è ai corsi teorici. Dopo il secondo anno gli studenti devono obbligatoriamente andare in pratica, cioè per 2 semestri devono svolgere uno stage in uno studio di architettura. Al rientro dallo stage iniziano il Bachelor 3, dove è anche possibile uno scambio interuniversitario. Al termine di questi primi 3 anni, lo studente ottiene un titolo di Bachelor. Continua poi il percorso con il master, che qui vediamo. Nel master 1 compare l'elaborato teorico. L'elaborato teorico è una sorta di tesi, è una tesi che permette poi l'accesso all'ultimo semestre, che è quello di diploma e che adesso vediamo. Vedete appunto la caratteristica del ciclo master è il diploma che è un semestre completamente dedicato alla progettazione. Lo schema permette subito di capire quanto tempo è dedicato al progetto. Siamo una delle scuole che dedica più tempo nell'arco del proprio percorso formativo alla progettazione. Al termine dei 5 anni più uno, lo studente ottiene il titolo di diploma in architettura. Successivamente è anche possibile intraprendere il percorso di un master in storia dell'arte e dell'architettura, che è per gli studenti che completano il ciclo master, è un post laurea. Qui la pratica professionale obbligatoria, che è un momento veramente particolare all'interno del percorso formativo, perché diamo la possibilità allo studente di svolgere uno stage in uno studio di architettura concordato in uno dei tanti paesi disponibili nel mondo. Vedete, l'immagine vi permette subito di capire tutti quei piccoli puntini azzurri sono degli studi dove i nostri studenti sono andati in stage nell'arco degli anni. Quindi la scuola ha un database che mette poi a disposizione e aiuta lo studente a cercare lavoro nelle sue destinazioni preferite. Il titolo di studio rilasciato dall'Accademia di Architettura di Mendrisio al termine del ciclo master è il diploma in architettura o Master of Science in Architecture. In Svizzera il titolo è riconosciuto a livello federale sia OTIA e REGA, mentre in Italia e nel resto d'Europa il titolo equivale alla laurea specialistica in architettura ed è riconosciuto ai fini dell'accesso alla professione.
Per l'estero il titolo è compatibile con l'International Standard Classification of Education. Vedete qui un'immagine dei nostri studenti, i nostri laureati nel 2019. La lingua di insegnamento principale è la lingua italiana, ma possono esserci delle lezioni, dei corsi o degli atelier e relativi esami svolti in lingua inglese. In particolare questo avviene nel ciclo master. Una comprensione almeno essenziale dell'inglese è raccomandata e può essere prescritta dal regolamento degli studi e degli esami. Alcune informazioni amministrative, partendo dai requisiti d'ammissione, per la Svizzera i titoli riconosciuti sono la maturità federale e la maturità cantonale riconosciuta dalla Commissione federale di maturità. La maturità artistica XIA, ma per questi studenti devono poi sostenere un esame di matematica e un colloquio, mentre non sono riconosciuti la maturità professionale rilasciata da XIA, gli studenti in possesso di una maturità professionale devono rivolgersi in segreteria di Stato per l'educazione e ricerca di Bellinzona e devono sostenere il cosiddetto esame passerella. I titoli riconosciuti invece per l'Italia sono il liceo classico, il liceo linguistico, liceo scientifico con opzione scienze applicate, scienze umane con opzione economico-sociale e il liceo artistico. Non sono invece riconosciuti i diplomi di istruzione secondaria superiore di indirizzo magistrale, gli istituti professionali d'arte, ossia le scuole d'arte, e i titoli di geometra. Per l'estero, tutte le maturità estere devono però essere equivalenti alle maturità svizzere. Alcune date, le prescrizioni sono iniziate l'8 di gennaio per gli studenti non dei paesi europei e IELTS, il termine era ormai scaduto il 15 di aprile 2020. Il termine, e questa è la data più importante, il termine delle prescrizioni per studenti svizzeri dell'Unione Europea e IELTS è fissato per il 1 giugno del 2020. Il calendario si completa poi con l'inizio delle immatricolazioni, c'è cioè un periodo delle immatricolazioni che va dal 31 di agosto fino al 10 di settembre, mentre l'inizio dei corsi universitari è fissato per il 14 settembre 2020. Test d'ammissione. Il test d'ammissione avrà luogo unicamente se il numero delle iscrizioni supera i posti disponibili. Gli studenti di nazionalità svizzera e gli studenti che risultano domiciliati in Svizzera al momento del conseguimento della maturità non devono sostenere il test d'ingresso, il test d'ammissione. Il test, previa iscrizione, bisogna iscriversi, c'è cioè una sezione dedicata all'interno del sito dell'Accademia, è previsto per il 27 luglio 2020, in modo che tutti gli studenti, siamo sicuri che tutti abbiano già sostenuto la maturità nella propria nazione di provenienza. Le prove del test di graduatoria sono tre. Sono tre prove scritte a scelta multipla, quindi a crocette. Sono un test di matematica, un test di storia dell'arte, dell'architettura e disegno e un test di lingua inglese. C'è poi anche un ulteriore test che è una sorta di testo libero motivazionale. I risultati del test di graduatoria verranno poi comunicati tramite mail la prima settimana di agosto. Tasse universitarie, la tassa semestrale di 4.000 franchi, 8.000 franchi all'anno, per gli studenti con domicilio, ossia con residenza anagrafica e fiscale in Svizzera o in Liechtenstein, al momento del conseguimento della maturità, la tassa semestrale è di 2.000 franchi, ossia 4.000 all'anno. Da fare attenzione che durante l'anno di stage, cioè durante l'anno di pratica, la tassa universitaria è di 400 franchi all'anno. Borse di studio. Gli studenti svizzeri possono usufruire di borse di studio assegnate dal Canton Ticino e dal proprio cantone di origine. L'USI mette a disposizione delle borse di studio per studenti dei cantoni della Svizzera tedesca e romanda, assegnata automaticamente a tutti i neo iscritti del bachelor e corrisponde alla tassa annuale di 4.000 franchi. È prevista poi una riduzione della tassa di iscrizione
a 2.000 franchi a semestre a studenti di nazionalità svizzera domiciliati all'estero al momento del conseguimento della maturità, la cui però situazione economica lo giustifichi. Per gli studenti italiani la Fondazione Maletti offre delle borse di studio a tutti quegli studenti, appunto, esclusivamente italiani, bisognosi e particolarmente meritevoli dopo il superamento del primo anno bachelor. Per gli studenti provenienti da altri paesi ci sono diverse fondazioni che erogano borse di studio a studenti bisognosi e particolarmente meritevoli. I formulari di domanda saranno poi ottenibili soltanto dopo l'ammissione all'Accademia. Durante il semestre primaverile 2020, anche l'Accademia ha dimostrato di poter garantire un buon livello di insegnamento, anche se ha dovuto agire a distanza, mantenendo un rapporto personale che la contraddistingue. Pur contando e sperando in un anno di insegnamento nel segno della normalità, l'Accademia è comunque pronta a lavorare con le nuove modalità se questo fosse necessario. L'USI si è nel contempo attivata ai fini di raccogliere dei fondi necessari per potenziare il numero di borse di studio per aiutare tutti quegli studenti che fossero in una situazione finanziaria difficile a seguito della crisi dovuta alla straordinaria emergenza sanitaria che tutti conosciamo e che tutti stiamo vivendo. All'interno della nostra facoltà c'è anche un servizio alloggi che mette a disposizione una banca dati di alloggi disponibili. Vediamo qua il sito di riferimento e la pagina ufficiale su Facebook. L'Accademia mette poi a disposizione anche un centro abitativo, la casa dell'Accademia, appunto, che offre 18 appartamenti a 72 studenti. Vedete qui sulla destra delle immagini, appunto, della casa dell'Accademia, dove l'affitto ammonta a 600 franchi al mese. Spese comprese per 10 mesi. L'assegnazione avviene in base a un protocollo della fondazione. Fondazione che mette poi a concorso 10 borse del valore di 3.000 franchi per tutti gli studenti domiciliati, per quegli studenti domiciliati nei cantoni germanofoni o francofoni iscritti per la prima volta all'Accademia, corrispondenti a metà dell'affitto di una stanza presso l'Accademia, la casa dell'Accademia. Gli studenti sono pregati di inoltrare la richiesta tramite il sito dell'Accademia nella sezione Borse di studio. In ultimo, i contatti. Questa che vedete è l'home page del sito dell'Accademia. A destra vedete i canali social principali dell'Accademia che sono Instagram, Facebook e Vimeo. Vimeo troverete tanti video sulla vita del campus, ma soprattutto anche tutte quelle lezioni e conferenze pubbliche che stiamo svolgendo in questo momento. E sotto i contatti principali, l'indirizzo mail, il sito web e il numero di telefono. C'è una pagina poi dedicata all'interno del sito alle iscrizioni, qui vedete quella del bachelor. A destra, nel quadro rosso, potrete scaricare sia in italiano che in inglese una presentazione molto simile a quella che avete visto ora, comprese anche i contenuti del test di graduatoria e che vi consiglio appunto di prenderne visione. Al termine della presentazione potrete compilare un questionario per sottoporci le vostre domande, a cui risponderemo nel minor tempo possibile. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto all'Accademia di Architettura di Mendrisio dell'Università della Svizzera Italiana.